Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. In questi giorni nel nostro gruppo Discord si è parlato molto di un argomento in particolare, ovvero le onde di Elliott. Soprattutto ci si è confrontati sul loro relativo utilizzo, cioè effettivo utilizzo, scusate. Servono a qualcosa? A che cosa servono? Danno qualche indicazione operativa? Quindi oggi voglio darvi il mio parere su questo strumento, se così lo vogliamo chiamare, e in maniera molto semplice, perché in verità io trovo che le onde di Elliott abbiano una scarsissima utilità dal punto di vista operativo. Hanno un'ottima utilità a posteriori, nel senso descrivono bene un movimento, ma dopo che è già accaduto. Prima ci dicono ben poco, anche perché ci sono tantissime varietà, tantissimi possibili sviluppi dei movimenti secondo Elliott, e quindi operativamente ci dicono ben poco. Un utilizzo però che trovo estremamente utile, profittevole, c'è, ed è quello di andare a capire quando si può innescare un movimento con maggior probabilità. Ne parleremo però ovviamente tra poco, perché non voglio fare un intro che duri 6 anni. Quindi prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un mi piace a questo video per incentivarmi a continuare a produrre video di qualità. Iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina per essere sempre sul pezzo e vedere per primi i miei nuovi video, e seguitemi sui diversi canali social, link in descrizione. Iniziamo subito. Allora, le onde di Elliott, innanzitutto, che cosa sono? Sono una teoria, se così la vogliamo chiamare, che prende il nome ovviamente dal suo creatore, che vede, ve la banalizzo in maniera estrema, poi semmai se sarete interessati e non le conoscete potremmo dedicare un video a parte su che cosa sono effettivamente le onde di Elliott e tutta la teoria che c'è dietro. Sono un modello dei movimenti del mercato che si rifà alla psicologia delle masse, fondamentalmente cerca di capire come si sviluppa per l'appunto la psicologia delle masse, come si evolve nel tempo, quantificandola poi e descrivendola anzi in movimenti dei grafici. È una cosa che è applicabile molto bene al mercato in quanto fenomeno appunto di massa, ma non è strettamente legata soltanto al prezzo di un asset sul mercato, si può applicare anche in diversi ambiti, ovviamente sempre inerenti la sociologia e la psicologia delle masse, ma oggi esuliamo ovviamente da questo. La teoria alla base prevede che un movimento può essere di due tipi: un movimento impulsivo, insomma un movimento reale, diciamo così, oppure un contromovimento, ovvero un movimento correttivo. Il movimento impulsivo, che determina fondamentalmente un trend, un movimento dominante, è composto da 5 onde, ovvero 3 onde concordi lungo il trend e 2 onde invece discordi, inverse, che sono onde correttive che, diciamo così, spezzano un po' il ritmo di ascesa e danno un po' di storno, ipotizzando un movimento rialzista, tra un impulso e l'altro. Ci sono poi alcune regole secondo le quali l'onda 2 non può mai ritracciare più dell'onda 1, l'onda 3, che è la prima onda correttiva, l'onda 2, l'onda 3, che è la seconda onda impulsiva, è la più potente di tutte. Poi ci sono teorie più avanzate che vanno a vedere a che livelli di Fibonacci vanno a ritracciare con maggior probabilità le onde. E ovviamente poi questo può essere visto su diversi time frames, ovvero se lo guardo sul time frame giornaliero vedrò ovviamente un movimento descritto con un certo numero di onde, cioè un singolo movimento fatto da 5 onde, e poi se scendo magari sui time frames intraday una singola onda di quel movimento lì ora mi compare scomposta in ulteriori 5 onde. Questa si chiama frattalità delle onde di Elliott, ovvero più ingrandisco e più il fenomeno comunque rimane visibile sulle diverse scale temporali, ok? Fatta in maniera semplice. Dall'altro lato invece abbiamo il movimento correttivo o contromovimento, o come lo vogliamo chiamare, delineato da 3 onde, le cosiddette onde ABC, delle quali 2 sono concordi e sono lungo il movimento di correzione. Quindi se avevamo 5 onde di cui 3 rialziste e 2 ribassiste in un uptrend, le onde ABC saranno 2 onde correttive ribassiste e un'onda che frammezza le due
che invece va dalla parte opposta, ovvero al rialzo, e anch'esse avranno delle caratteristiche particolari in quanto a volumi di partecipazione, in quanto ad ampiezza delle une e delle altre. Insomma, sono tutte poi teorie delle quali ci sono svariate versioni, anche perché non è sempre così il movimento. Talvolta un'onda può essere spezzata in due, un'onda non è sempre evidente in quanto non è che sono tutte candele verdi, altrimenti l'onda si spezza. Un'onda può essere doppia addirittura. Ci sono tantissime particolarità che, a mio parere, personalissimo parere, le rendono estremamente poco pratiche per andare a impostare un'operatività, perché è bello andare a descrivere un movimento a posteriori, identificando poi le onde dove si trovano, qual è stata la più forte, insomma il movimento correttivo e non correttivo, per capire un po' effettivamente la psicologia che c'è dietro. È affascinante e può essere anche utile, però al trader deve interessare comunque l'operatività, la price action. Quindi io, in base a che cosa posso impostare degli ingressi e delle uscite, oppure un trading system, una strategia, utilizzando la teoria delle onde di Elliott? Il mio personalissimo parere è: in nessun modo. Ovviamente è personale, e anzi vi invito a criticarmi, a dirmi la vostra, ovvero: voi le utilizzate operativamente in qualche modo, cioè pianificate ingressi e uscite con le onde di Elliott? Ne trovate del valore predittivo? Se sì, quale? Vi prego, illuminatemi, perché sono qui per imparare. Vi dico invece l'utilizzo che faccio io di solito delle onde di Elliott, e che storicamente mi ha dato ottimi risultati. Lo dico perché parlo con i risultati dei trades alla mano. È un utilizzo che ovviamente va incluso in una strategia più ampia, però mi dà un'informazione, a mio parere, dal valore inestimabile. Quale? Allora, io utilizzo le onde di Elliott per valutare la forza di un possibile movimento che si sta innescando. O meglio, immaginiamoci una situazione di trend in atto in fase di esaurimento. Immaginiamoci un downtrend per praticità. Il valore dell'asset scende, il trend inizia ad esaurirsi e poi possono succedere due cose. La prima è che da fase espansiva di downtrend passiamo a fase laterale, quindi iniziamo a lateralizzare. La seconda è che subito il trend inverte. Solitamente è più probabile la prima, ma poco importa per il nostro esempio. In entrambi i casi, allora, immaginiamoci che siamo andati in fase laterale, quindi lateralizziamo un po', prima o poi ci dovrà essere un impulso, un movimento che dà una spinta e che fa nascere un nuovo trend, che può essere continuativo o inversivo. Quella spinta è proprio quella che secondo me le onde di Elliott aiutano a identificare, ovvero la spinta nasce da un break nella price action, quindi una rottura della fase laterale che può essere in alto oppure in basso. Quella rottura, una volta che accade, si può andare a valutare con maggior chiarezza andando a esaminare il movimento impulsivo che mi ha portato all'approccio di quel supporto, di quella resistenza, e mi ha portato alla sua rottura. Quindi, se il movimento che ha rotto il supporto alla resistenza è formato da 5 onde, allora c'è maggior probabilità che il movimento inneschi una fase di trend, quindi che vada a far nascere un movimento. Vi dico di più. Io solitamente associo a fianco due time frames, uno che chiamo low time frame e uno che chiamo high time frame, e di solito li accoppio in questo modo. Faccio per l'intraday 1 ora 4 ore, per il daily, diciamo intraday più lungo, chiamiamolo così, 4 ore giornaliero, per il daily, in verità, giornaliero settimanale, dove giornaliero, 4 ore, 1 ora, sono i low time frame e le loro controparti un po' più ampie, gli high time frame, e li analizzo a coppie. Se voglio analizzare il giornaliero, quindi se voglio capire se può nascere un movimento su time frame giornaliero, vado sul low time frame, quindi tengo il giornaliero come high time frame, scendo sul low time frame 4 ore, e vado a vedere se il movimento di break è nato con 5 onde. In tal caso c'è maggior probabilità che anche il movimento che si propaghi anche sul time frame più ampio, perché la nascita di un trend, la nascita di un movimento è un effetto domino, un effetto palla di neve, nasce dal piccolo, quindi veramente dal brevissimo, e poi se c'è partecipazione si propaga ai time frames più alti, attirando sempre più liquidità, sempre più operatività concordi e facendo nascere quelli che sono poi i movimenti dati impressi appunto dalle masse dei trader e degli investitori.
riuscire a capire che un movimento a 5 onde dà, è una cosa semplice, ma dà maggior probabilità al time frame affiancato di far innescare, di far propagare quel trend in corso, è una cosa che dà enorme vantaggio, a mio parere. È un'osservazione abbastanza empirica, perché non c'è niente di scritto sui libri o cose particolari, però io ho notato che funziona, per me funziona. E pertanto, se il movimento in corso è laterale e il breakout avviene con un movimento a 5 onde, ad esempio su un time frame giornaliero, c'è ottima probabilità che si vada a sviluppare un trend anche su time frame settimanale. Quindi parliamo davvero di un trade che ha un potenziale da non sottovalutare e invoglia quindi all'operatività long proprio sul breakout. Se di contro il breakout avviene con un movimento ABC semplicemente, quindi a tre onde, c'è minor probabilità che il movimento vada a far nascere un trend, vada a propagarsi ai time frame superiori, e invece c'è maggior probabilità che o sia un falso break oppure anche semplicemente faccia nascere una nuova fase laterale senza imprimere direzionalità, che è proprio quella che si vede quando nasce un movimento a 5 onde su da time frame a time frame. Poi ovviamente questa analisi si può anch'essa propagare da vicino a lontano, perché è replicabile su diverse scale chiaramente, ma bisogna tenerla in considerazione. La stessa cosa nel caso invece in cui dopo il downtrend non nasca una fase laterale ma subito un rimbalzo, che può succedere, anche in quel caso lì mi aiuta, perché se io vedo che dopo il downtrend parte un movimento a 5 onde, anche quello non voglio sottovalutarlo, e quindi magari voglio operare long. Quello addirittura ha un risk to reward ratio potenziale maggiore, perché forma uno di quei bottom puntiformi che sono ottimi per l'operatività. Metto lo stop loss sotto i minimi, cavalco il potenziale trend, alla peggio appunto vado in stop loss, perdo il capitale a rischio, ma posso permettermi di rischiare meno vista l'alta profittabilità del trade, quindi è uno dei migliori setup. In ogni caso, l'andare a includere questa analisi, quindi andare a contare quante onde compongono il movimento che potenzialmente potrebbe far nascere un trend, quindi sul quale voglio andare ad operare, credetemi, vi aiuterà tantissimo a dare validità o minor validità a un movimento potenziale nascente, ovviamente unito all'analisi della price action in primis, dei volumi in secondo luogo e di tutte quelle altre analisi che siamo abituati a fare. È un'ottima, ottima aggiunta. Che ne pensate? Anche voi l'utilizzate così? L'avete mai utilizzata? Che ne pensate delle Elliott Waves? Ditemi tutto quello che vi viene in mente nei commenti e ne parliamo. Buona serata e alla prossima!